Salve professori e benvenuti ad un altro tutorial sul Science Bus. Oggi parleremo dell'esperienza del pendolo elettrostatico. Prima di iniziare ricordatevi che il materiale necessario per assemblare questo esperimento lo troverete in parte nel kit di meccanica, che è quello azzurro chiaro, in parte nel kit di elettromagnetismo, che è quello azzurro scuro. A proposito di Science Bus e di kit, io ho dedicato un video in cui mostro i vari kit ed i vari esperimenti. Guardate qua. Ma partiamo con l'elenco del materiale, chiaramente smontiamo il nostro esperimento per partire da capo. Abbiamo bisogno di una base, un'asta lunga, un'asta corta, un morsetto a due bocche, del polistirolo, un panno nero in ecopelliccia, del filo, dello scotch. Troverete tutto questo materiale nei kit di Science Bus, tranne lo scotch. Importante specificare questo, quindi procuratevi dello scotch. Andiamo a montare il nostro esperimento. Innanzitutto avvitiamo l'asta grande sulla base. Come potete vedere c'è un foro nella base, quindi andremo semplicemente ad avvitare l'asta grande nella base. Fatto questo, utilizziamo il morsetto e assicuriamo una delle bocche del morsetto agganciandola all'asta, una posizione piuttosto alta. Attenzione ora, montiamo l'asta piccola in maniera perpendicolare all'asta grande, utilizzando la seconda bocca del morsetto. Vi faccio vedere come, eccola qua, la andiamo a mettere qua in questa posizione e semplicemente la fissiamo. Siamo pronti a questo punto a preparare il nostro polistirolo con il filo. Quello che dobbiamo semplicemente fare è prendere il nostro quadratino di polistirolo, prendere il nostro spago e creare, attenzione, una o più lunghezze del nostro spago. Ne parleremo fra un attimo perché dipende anche da cosa stiamo facendo con gli studenti, cosa vogliamo mettere in evidenza attraverso l'esperienza del pendolo elettrostatico. Io mi sono preparato semplicemente un filo con un nodo all'estremità da assicurare all'asta ed il mio polistirolo dall'altra estremità. Bene, a questo punto io sono pronto a procedere all'esperimento. Innanzitutto mostrerò agli studenti che avvicinando la mia bacchetta al polistirolo non accade assolutamente nulla. Mentre se vado a elettrizzare la mia bacchetta, metterò in oscillazione il mio pendolo. Osservazioni importanti. Cosa stiamo facendo con questa esperienza? Stiamo parlando di cariche elettriche, vogliamo introdurre il concetto di induzione elettrostatica, perfetto, andremo in quella direzione e non avremo bisogno di ulteriori lunghezze del filo. Stiamo invece introducendo il pendolo e quindi vogliamo studiare il periodo di oscillazione del pendolo in base alla lunghezza del filo, allora preparatevi, come dicevo prima, 2, 3, 4 lunghezze differenti per dimostrare la proporzionalità che lega l'oscillazione, il periodo di oscillazione, alla lunghezza del pendolo e magari, non lo so, lavorare anche sull'accelerazione gravitazionale, se volete. Ho dimenticato di dire questo, a cosa serve lo scotch? Semplicemente a fissare in maniera più veloce il filo al polistirolo. Dato che il polistirolo è un materiale molto molto leggero, probabilmente potrete avere qualche problema a creare un nodo intorno al polistirolo. Allora non vi fate problemi, semplicemente utilizzate dello scotch. Anzi, meglio, perché un po' di scotch intorno al polistirolo, suggerimento bonus, può creare più effetto filo a piombo, dato che il polistirolo è davvero leggero.
A proposito di esperimenti, di altri esperimenti di meccanica, tempo fa ho realizzato due video sulla meccanica, vi lascio un link qui per vederne alcuni. Non dimenticate che la saga di tutorial continua su questo canale, quindi se volete seguire i prossimi tutorial, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, molto importante, per ricevere la notifica per i prossimi. Alla prossima!